anni e che ancora non è costruito. L'inagibilità è quindi la chiusura della tratta tra Todi e Umbertide e il resto della ferrovia nord che interessa, dell'ex FCU che interessa Città di Castello che va a 40 all'ora. Il fatto che non abbiamo un'autostrada. Io veramente chiedo al governo di seguire questa vicenda e di fare in modo che a luglio la strada venga aperta. Ve lo chiedo con tutta l'urgenza che la situazione delle infrastrutture umbre necessita e implacabile sarò qui alla fine di luglio qualora non dove a sollecitarvi ancora qualora non dovesse essere successo. Grazie di cuore per tutto quello che farete. Grazie. Il deputato Melilla ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego. Grazie signora Presidente. Naturalmente prendiamo atto delle parole del sottosegretario, ci auguriamo che la scadenza di luglio sia rispettata. Io vorrei evidenziare la grande positività di una trasmissione della RAI come report che su questo, ma anche su altre vicende, come ad esempio quella della Consob e del ruolo di Vegas in quelle vicende, abbia svolto una funzione di servizio pubblico vera, a differenza di trasmissioni in cui la professione è quella dell'antipolitica, è quella dello sfascio istituzionale, è quella di diffamare in continuazione la politica, i partiti e le istituzioni, ci sono trasmissioni invece come report che svolgono una funzione di denuncia seria, che stimolano le istituzioni anche a correggere degli errori. Noi in questo campo dobbiamo mettere a fuoco la necessità che l'ANAS controlli i lavori che i vari contraenti di appalti pubblici portano avanti nel nostro Paese, perché purtroppo spesso siamo in presenza di controlli inefficaci che finiscono per danneggiare la sicurezza dei cittadini, oltre che portare un danno enorme all'erario pubblico. Grazie. Grazie, onorevole Melilla. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 12. La seduta è sospesa.